L'eterna lotta tra mirrorless e reflex. Quali sono le principali differenze dei due sistemi e cosa caratterizza una rispetto all'altra e cosa fa meglio il corpo reflex rispetto a quello mirrorless e viceversa? Questo è quello che vedremo oggi in questo video. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a dirvi quali sono le principali differenze tra questi due sistemi e alla fine vi darò un mio parere personale su quale dei due preferisco e perché. Quindi rimanete fino alla fine per sapere tutto di questi due sistemi. Iniziamo subito. Negli ultimi anni i confronti tra mirrorless e reflex si sono sprecati perché ce ne sono di qualsiasi tipologia. E oggi voglio dirvi quali, oggettivamente parlando, sono le differenze tra queste due tipologie di corpo-macchina, tra queste due tipologie di sistemi. Così voi vi farete un'idea e, in base al vostro utilizzo della macchina fotografica, prenderete la vostra decisione. Iniziamo dalle differenze concettuali delle due macchine fotografiche. Ovviamente la mirrorless, come dice il nome, non ha lo specchio che invece ha la reflex. E che cos'è questo specchio? Essenzialmente l'immagine nella fotocamera reflex entra all'interno della nostra lente, viene riflessa dallo specchio che è posto davanti al sensore, viene deviata nel pentaprisma, una piccola parte va verso il sensore della messa a fuoco automatica e parte, la gran maggior parte dell'immagine arriva nel mirino. Così noi possiamo vedere la nostra foto, la nostra immagine, prima di scattarla naturalmente e fare la nostra composizione. E premendo il pulsante di scatto, lo specchio si alza e la luce, l'immagine, va a imprimersi sul sensore d'immagine, andando a catturare quello che è la nostra foto. Invece nelle mirrorless questo sistema non c'è. Il mirino non è un mirino ottico, ma è un mirino digitale, diciamo, abbiamo proprio un display nel mirino e anche quando noi non premiamo il pulsante di scatto, l'immagine, non avendo uno specchio, entra, colpisce il sensore e viene trasformata in un'informazione d'immagine che va prima nel nostro mirino oppure nel display in base a quello che stiamo utilizzando. E nel momento in cui noi scattiamo andiamo appunto a catturare l'immagine che noi stiamo vedendo senza avere un organo meccanico che vada fisicamente ad aprire e chiudere o comunque a spostare qualcosa di meccanico all'interno della macchina fotografica. Nei corpi macchina mirrorless il sensore della messa a fuoco è posto sopra al sensore, proprio sopra il sensore d'immagine. Quindi la messa a fuoco in automatico che avremo guardando il display è la stessa identica di quella che avremo guardando il mirino. Invece, come ho spiegato già in un altro video molto interessante che vi invito a vedere e vi lascio qua il link, nelle fotocamere reflex quello che è il sensore della messa a fuoco si differenzia in base a se noi utilizziamo il mirino o se noi utilizziamo il sensore, perché come vi dicevo, mentre fotografiamo col mirino la luce viene deviata su un sensore dedicato che si chiama sensore di fase, phase detection, che va a fare la messa a fuoco quando utilizziamo il mirino. Nel momento in cui noi usiamo il display e quindi passiamo in live view, facciamo la stessa cosa di una mirrorless, quindi alziamo lo specchio e facciamo catturare direttamente l'immagine dal sensore, che però non ha un sensore dedicato, o comunque nella maggior parte delle reflex non c'è un sensore dedicato per il phase detection sul live view, quindi sul display, ma c'è un sensore di contrasto che quindi ha dei pro e dei contro che ho elencato bene nel video di cui vi parlavo prima e andatelo a vedere che è molto importante. Comunque, per lo scopo di questo video, vi dico che il sistema di messa a fuoco tra mirino e display cambia in base a se noi utilizziamo reflex o se noi utilizziamo mirrorless. Nelle mirrorless la qualità della messa a fuoco sia del mirino che del display sarà uguale, mentre nelle reflex al 90% più o meno la qualità di messa a fuoco del mirino è molto meglio rispetto a quella del live view, utilizzando a specchio alzato. Un altro punto di confronto è quello che noi effettivamente vediamo sia da display che da mirino. In una reflex
quello che noi vediamo è l'immagine come la stiamo vedendo noi e non come sta vedendo la macchina fotografica. Quindi non avremo informazione di esposizione, di white balance, di alte luci, di ombre. Semplicemente quello che noi vediamo a occhio, se noi utilizziamo il mirino di una reflex, andremo a vedere la stessa identica cosa, perché l'immagine è solo deviata da uno specchio e non c'è un processore che la va a elaborare. L'unica informazione che noi abbiamo su una reflex è l'esposimetro, che ci va a dire se l'immagine è esposta correttamente o se magari è sottoesposta o sovraesposta. E idem il bilanciamento del bianco, noi lo vedremo soltanto a scatto effettuato. Mentre nelle mirrorless, andando subito l'immagine a colpire il sensore, avremo un processore che elabora l'informazione e quindi in tempo reale, sia sul mirino che sul display, avremo le informazioni di esposizione, di contrasto, se le abbiamo impostate, di bilanciamento del bianco. Quindi, effettivamente parlando, noi nel mirino o nel display vediamo quello che effettivamente la macchina fotografica andrà a catturare come immagine. Quindi diciamo che sulle mirrorless abbiamo già l'immagine terminata, l'immagine scattata che noi andiamo a vedere sia sul display che col mirino. Invece sulle reflex non è così. E questa è un'altra differenza sostanziale. Ovviamente con i tempi di scatto si fa un po' fatica a replicare l'effetto del tempo di scatto, però c'è un software, per esempio nella mia Panasonic G9, il software elabora il ritardo di magari un secondo dato dalla shutter speed e ti dà più o meno l'effetto che avresti nell'immagine scattata a un secondo. Ovviamente le reflex, avendo un sistema di specchio, pentaprisma e di motorino che comunque muove fisicamente, meccanicamente lo specchio, sono più ingombranti e pesanti a parità di qualità di macchina fotografica all'incirca. Quindi c'è da dire che una mirrorless a pari livello che una reflex sarà un po' più piccola e compatta e un po' più leggera. Questa cosa la reflex non può farla perché deve aggiungere dei componenti rispetto all'altro sistema che vanno a portare via spazio e aggiungono peso al corpo macchina. E questa è un'altra sostanziale differenza. Se state cercando un corpo compatto e leggero, dovrete quasi per forza deviare su una mirrorless. Invece se non avete di questi problemi, potete comunque considerare il sistema reflex. Un'altra cosa molto importante da sottolineare di questi due sistemi è la durata della batteria. In una reflex, non dovendo tutte le volte elaborare l'immagine per restituircela su un display, che quindi consuma altra batteria, se la utilizziamo soltanto col mirino, la batteria durerà moltissimo di più perché appunto non abbiamo nessun tipo di spreco energetico come può essere quella di un display. Discorso che non vale se stiamo utilizzando il display, quindi teniamo la parte del mirino. Utilizzando appunto il mirino di una reflex, la batteria sarà quasi infinita, perché l'unico dispendio di energia che abbiamo è nel momento in cui scattiamo, lo specchio si alza, imprimiamo l'immagine sul sensore e richiudiamo lo specchio. E possiamo pure tenerla accesa un giorno, ma se noi scattiamo pochi scatti, la batteria ci durerà tranquillamente tutta la giornata e magari anche di più. Invece in una mirrorless, avendo appunto un sensore che tutte le volte elabora l'immagine e ce la imprime, ce la trasmette a due display diversi, sia che sia il mirino sia che sia il display della fotocamera, avremo un dispendio di energia e di corrente molto elevato. Quindi mediamente una batteria di una fotocamera mirrorless dura molto meno rispetto a una reflex. E sia che noi stiamo scattando effettivamente le foto o stiamo soltanto utilizzando la macchina fotografica per provare la composizione, la batteria continuerà a consumarsi perché noi stiamo registrando l'immagine e inviandola a un display che consuma energia. Ecco, questa è un'altra grande differenza tra i due mondi, mirrorless e reflex. Se utilizzate la fotocamera per lo più per scattare foto col mirino, magari a eventi dove fate tantissime foto e non utilizzate il display, sicuramente quello che considererete è la durata della batteria e quindi opterete di più per una reflex rispetto che per una mirrorless. Un'altra cosa da valutare, che però diciamo non è vera al 100%,
è che nei corpi macchina mirrorless, avendo più spazio e quindi non avendo specchio e non avendo pentaprisma, abbiamo appunto un po' più di spazio vicino al sensore. Quindi sarà più facile implementare una stabilizzazione d'immagine sul sensore rispetto che ai sistemi reflex, perché appunto essendo molto ingombranti, avendo tanti particolari, è un po' più difficile stabilizzare il sensore. Quindi ho notato che molte più mirrorless hanno già il sensore stabilizzato rispetto che alle reflex. Per trovare una reflex con sensore stabilizzato c'è da andare su sopra quasi ai 3.000 euro, mentre con le fotocamere mirrorless già attorno ai 1.000 euro troviamo fotocamere che hanno il sensore stabilizzato. Quindi anche questa cosa va tenuta in considerazione. Se volete risparmiare un po' sulle lenti, avendo appunto il sensore stabilizzato e non dovendo tutte le volte acquistare una lente stabilizzata, potete optare per un corpo mirrorless rispetto, mirrorless stabilizzato ovviamente, che rispetto a un corpo reflex con la stessa fascia di prezzo. È molto più probabile che il sensore mirrorless sia stabilizzato e quello reflex no. Parlando di prezzo, vediamo l'ultimo punto velocissimo, che è il prezzo. Essendo un po' più moderne, avendo un po' più di tecnologia all'interno e essendo un po' più, diciamo, di moda ultimamente, a parità di qualità, oggi le mirrorless costano leggermente di più, perché appunto sono un po' di moda, sono più compatte, quindi la gente preferisce un sistema compatto e più leggero. E per le qualità video che stanno avendo le mirrorless, ad oggi a qualità di sensore e di corpo macchina, le mirrorless costano un pochino di più. Quindi anche questo ricade nella vostra decisione. Se siete disposti a spendere qualcosina in più per un sistema nuovo, innovativo e con più software, optate per una mirrorless, altrimenti rimanete sul vecchio reflex. E adesso vi do la mia personale esperienza di questi due sistemi diversi e quello che ho provato proprio sulla mia pelle utilizzandoli tutti e due. Per quanto mi riguarda, io negli ultimi anni più o meno, negli ultimi due anni, ho avuto tutti e due i sistemi, sia reflex che mirrorless, e devo dirvi che sinceramente mi sono trovato molto molto bene con i sistemi mirrorless, perché sono fatti molto bene, hanno un software molto molto interessante e hanno molte delle caratteristiche che io apprezzo in una macchina fotografica. Quindi la stabilizzazione del sensore, che sulla mia reflex non avevo, il fatto che posso registrare video in 4K 60 fps, che una reflex molto spesso non ci dà questa possibilità di fare. Ho notato che molte più mirrorless ad oggi hanno il 4K, mentre molte poche reflex, più o meno sulla stessa fascia di prezzo, non hanno. Quindi è una cosa in più che ho apprezzato. Un'altra cosa che ho apprezzato dal mirrorless è che appunto riesco a vedere l'immagine che andrò a scattare, la foto che andrò a catturare, in tempo reale sia sul display che sul mirino, potendo così regolare al meglio l'esposizione, il bilanciamento del bianco, le zone scure, le zone chiare, tutto immediatamente dal corpo macchina, vedendo già il risultato finale. Un'altra cosa che ho apprezzato è la qualità della messa a fuoco in automatico, sia col mirino sia con il display, che è una cosa che sulla mia reflex mi ha fatto diventare pazzo per alcuni anni, per due anni da quando la utilizzo, perché non riuscivo bene a capire la differenza della messa a fuoco in automatico col mirino, che andava sempre bene, e la messa a fuoco quando utilizzavo il display, che era sempre pessima, specialmente nei video. Quindi un'altra cosa che ho apprezzato è la qualità della messa a fuoco dei video e delle foto di questa mirrorless, o comunque della mirrorless in generale. Un contro però è la durata della batteria. Mentre prima con la mia reflex con una batteria riuscivo a utilizzarla una giornata intera scattando soltanto foto col mirino, con questa a metà giornata più o meno, dipende sempre dall'utilizzo, ma più o meno a metà giornata mi tocca cambiare la batteria. Quindi è una cosa che va sottolineata, non è proprio il peggior male che si possa avere su una macchina fotografica, perché comunque basta acquistare un'altra batteria e abbiamo concluso questo problema, però è giusto sottolinearlo. Quindi, per quanto mi riguarda, io preferisco molto di più i sistemi mirrorless, sia da un punto di vista tecnico, perché sono comode, pratiche, hanno tanta qualità, sia dal punto di vista del futuro, perché molto probabilmente dai qui ai prossimi 3-5 anni
credo che le reflex andranno un po' a morire, togliendo totalmente quel sistema e andando avanti con le mirrorless. Quindi anche da un punto di vista pensando al futuro, forse oggi è meglio acquistare una mirrorless, avere già delle lenti per quei tipi di sistemi e poi continuare così su questa strada. Ragazzi, il video di oggi è stato un po' lungo ma ricco di informazioni per confrontare questi due sistemi, e se ti è stato d'aiuto lasciami un like e scrivimi qua nei commenti. Se non sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente per rimanere sempre aggiornato sui miei nuovi video, perché io ne pubblico due a settimana, uno il lunedì e uno il venerdì a 5:45 di pomeriggio. Seguimi su Instagram, nicolas.tonnelli, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!